perso qualcosa? Le chiavi? La dentiera? Cosa hai perso? Eh? Dico, stai cercando robe qua? Hai perso? Credo se è qualcosa da recuperare. Bravo, bisogna sempre recuperare, sempre. È che va fatto prima della demolizione. Prima si recupera il materiale e poi si demolisce, capito? Se no, come cercare l'uovo dentro una frittata. Questa è una frittata, dov'è l'uovo? Mi ha detto Gianni di venire a vedere se... Gianni, c'eri qua anche tu, eh? È tutto Gianni, dai. Le robe vanno fatte bene, vanno fatte, dai. Gianni che sa ste robe, io... Dai, avanti con sto Gianni. Non posso corrervi dietro a tutti sempre, dai. Come una trottola di qua, di là, che devo... C'è i cantieri, le robe, ma le sai fare, falle, no? Dai, avanti. Cosa c'era qua? Recuperare cosa c'era qua? Le domande, bisogna farsi le domande e rispondersi. Spogliatoio? Spogliatoio, perché quello là, campo, te venivi a giocare qua, campo sportivo. Spogliatoio, quindi travi a vista di legno non ce n'è, cotto non ce n'è. Una volta che hai tolto tutti i rifiuti pericolosi, i materiali che si possono riutilizzare, basta, adesso si prende tutto, carichi sul camion e via all'impianto di recupero, dai, su. Ma tutto? Tutto. Conteniamo un po' per fare il sottofondo. Ma non dire cazzate, dai. Come? Ma per favore. Ma non è per quella lì una cazzata, però. Che dobbiamo pagare per portare a recupero, dopo dobbiamo pagare per comprare la roba recuperata. Ma il recupero va fatto sempre, le robe vanno fatte secondo... guardando avanti, dai. L'impianto di recupero ti dà la possibilità di non usare la ghiaia, che costa molto di più e che è una materia prima, no? So? Dai, su, basta. Carica sul camion, porta via, dai. Oh, e le robe vanno fatte bene. Devo dirlo mille volte a sta gente. Beh, se bisogna fare le robe fatte bene. Cosa c'è? Voglio vedere dove lo butti. Sull'immondizia? Sì, ma ci sono tanti tipi di immondizia. Questa qua cos'è? Plastica. Plastica? Dove lo butti? No, perché quello è il bidone dell'indifferenziato. La plastica va sulla... Plastica? Va sulla plastica! Ma non abbiamo il bussolotto della plastica. Allora come facciamo? Porto a casa? Ma casa mi sembra esagerato, casa, dai. Ci si organizza anche in cantiere, dico, no? Dico a Gianni che prepari un bussolotto della plastica. Bravo, ecco, di a Gianni che prepari il bussolotto della plastica. Ma possiamo lasciarlo qua a fare sottofondo. Ma sottofondo cosa? Ma butti la plastica sottoterra. Guarda che qua ci viene a casa, c'è gente che ci viene ad abitare. Ma stiamo scherzando, dai. Ma allora anche la carta? Anche la carta, mi butti la carta sottoterra. Fra l'altro, che carta è quella lì? Carta? Catramata. Catramata, quindi è un rifiuto particolare, va in un altro posto ancora. L'immondizia va differenziata sempre. Allora bisogna essere come a casa, che sia tanti bussolotti per... Come a casa, uguale. Perché noi cosa costruiamo? Case. Case, e le dobbiamo costruire come se fossero le nostre case. Il mondo, la nostra casa, non bisogna inquinarlo. Dai! Dove butto sta roba? Buttala là e dopo di a Gianni che organizzi il cantiere con i bidoni differenziati. Se non arrivi a farlo tu, faglielo fare a Gianni. Niente da fare. Non ho parole. Buttar via... No, non capisce niente. Papà, vieni. La carta della brioche? Voglio vedere dove la butti. Già. Nell'immondizia? Ma quella è plastica! Ma non è la plastica. La carta della brioche nella plastica? Vabbè, dai, ci arrangiamo. Sì. Siete peggio di quell'altro, là?